essere veritieri, non promettere in campagna elettorale cose non fattibili ed essere a disposizione di tutti e non dei pochi. In campagna elettorale, qualora si apra, adesso mi pare, non promettere cose che non sono fattibili, essere veritieri, veritieri. Non illudere la gente, come se un ragazzo dicessi guarda goditi la vita che la vita ti dà tutta la risposta, lo illudo. Parlare con verità, parlare con universalità ai più e soprattutto lavorare non per qualcuno ma per i tutti, questo forse è l'augurio che faccio. Questo è un passaggio del messaggio che nel primo giorno di Quaresima il Vescovo Armando Trasarti manda a chi si appresta a competere per la guida della città, contenuto in un'intervista che trasmetteremo in versione integrale dopo il telegiornale e che ci ha concesso a margine della messa celebrata in cattedrale con l'imposizione delle ceneri alla presenza dei sacerdoti della diocesi. Il Vescovo, oltre a chi si occupa della cosa pubblica, rivolge un caro pensiero anche ai giovani. Per coltivare il bello della vita attraverso qualche rinunzia. La felicità non va coniugata con facilità, con progetto, a volte con sacrificio, altrimenti li illudiamo. Riprendo sempre l'immagine contadina. La potatura non è per il dispetto, la potatura è rinunzia a qualcosa per progetto più bello. E Pasqua significa proprio questa capacità anche di rinascere, non sentirsi sconfitti per sempre. Evitare anche in questo tempo un po' strano che si racconti solo quello che non va. C'è tanto bello che va e tanto buono che va e quindi incoraggiare i giovani a questo. E soprattutto stimarli, dire che possono essere un'opera d'arte. Ma è sul significato del periodo che porta alla Pasqua che Monsignor Trasarti si sofferma e sul bisogno d'ascolto che c'è nella società, augurando però poi a tutti una Pasqua che abbia anche i colori e i profumi della gioia. Un tempo di vera riconciliazione, di rancore superato, di saper guardare nell'altro qualcosa di bello. D'altronde per noi cristiani la Pasqua è Cristo che si fa carico di tutti, quindi e anche al peccatore, al delinquente sulla croce dice oggi sarà come in paradiso. E l'augurio che faccio proprio che la città possa essere fiorita e per fare fiori ci occorre superare le scorie, concimare e non tagliare, questo mi pare giusto in città. Ce n'è bisogno anche per tutti, che gli uomini si possano guardare nel volto. Allora la Pasqua ci darà qualcosa di buono, non sarà solo vestito nuovo, ma sarà anche un profumo di relazioni positive.